Ciao amici, un'anaconda che combatte contro una tigre, un'aquila reale che se la prende con un cucciolo di facocero, oppure un pitone gigante che inghiottisce una mucca. Ecco i 10 incontri di animali più strani filmati dalle telecamere. Questa mamma picchio rosso maggiore era molto comodamente sistemata nella cavità di un albero, laddove aveva costruito il suo nido e deposto le uova. Mentre non era lì, un serpente si è introdotto nel foro per impossessarsi delle sue uova. Quando la mamma picchio rosso maggiore se n'è resa conto, ha iniziato ad attaccarlo a beccate, ma ogni volta che lo attaccava, in risposta, il rettile mordeva la madre violentemente. Il combattimento è durato per diversi minuti, in cui l'unica preoccupazione della mamma picchio era quella di salvare le sue uova. La mamma picchio ha combattuto fino allo sfinimento, ma ha finito per abbandonare le sue uova, visto che non poteva nulla contro il rettile temibile. In un parco naturale in Brasile, questo caimano era appena uscito da un bel bagno e ha quindi voluto rilassarsi sul banco di sabbia che costeggiava il fiume. Ma mentre si riposava serenamente, il caimano non fece attenzione al giaguaro che si aggirava intorno a lui. Infatti, appena vide il rettile, la belva si mise in modalità di caccia, abbassandosi e avanzando discretamente nell'acqua, per tentare di saltargli addosso con i suoi 130 kg. Il caimano era molto tranquillo prima che la belva venisse a sorprenderlo da dietro e a paralizzarlo con un enorme morso fatale sul cranio. Dopodiché il rettile venne trascinato nell'acqua come un semplice mucchio di carne. Purtroppo il caimano non ha avuto tempo di combattere, visto che è morto in seguito al morso che gli ha inflitto il giaguaro. Degli impiegati di un allevamento di pesci dell'isola di Vancouver, in Canada, erano a bordo della loro nave. Improvvisamente sentirono urla e videro in lontananza un'aquila di mare testa bianca galleggiante nell'acqua. Si avvicinarono per capire perché l'uccello si trovasse nell'acqua, ed è lì che si resero conto che in realtà l'aquila fosse nel mezzo di un combattimento con un polpo gigante del Pacifico. Infatti l'uccello ha tentato di attaccare il polpo, ma senza contare sui tentacoli potenti del cefalopode che hanno presto paralizzato l'uccello. Quindi l'aquila si è trovata racchiusa nella sua propria trappola. L'equipaggio ha deciso di intervenire e di salvarla. Hanno allora utilizzato un'asta per portare l'uccello verso la nave. Alla fine sono riusciti a ripescare i due animali, prima di dividerli e rimettere il polpo in acqua. Beh, ha fatto perdere loro preziosi minuti di lavoro, ma torneranno alla loro pesca orgogliosi di loro, perché saranno almeno riusciti a fare una buona azione. Beh, dipende per chi. Quest'aquila reale faceva il giro nel cielo per avvistare una preda, quando improvvisamente notò un gruppo di cuccioli facoceri. Allora iniziò ad inseguirli. Atterrando, è riuscita a mettere gli artigli su uno di loro. Il rapace lo incastrò tra i suoi artigli e le sue zampe, lo uccise e lo trascinò con sé per andare a divorarlo in un angolo sperduto. Benché poteva sembrarlo, la caccia non fu semplice per il rapace, visto che i cuccioli facoceri correvano molto in fretta e quello che aveva potuto prendere si è dimenato molto. L'aquila ha fatto molta fatica a tenerlo immobile, perché il facocero ha provato a fuggire a più riprese, ma in ogni caso è ripartito con un buon pasto per i suoi cuccioli. In un villaggio in Brasile, un anaconda gigantesco stava nuotando in un fiume. Il rettile grande era in cerca di una preda abbastanza grande per soddisfare il suo appetito immenso, ed ecco che si imbatté in una mucca selvatica che andava a dissetarsi. Allora la attaccò e iniziò ad inghiottirla poco a poco, ma la mucca, la quale è un mammifero abbastanza imponente, avrà sicuramente provocato grandi crampi allo stomaco nel rettile. Mentre il rettile aveva completamente inghiottito la mucca, quest'ultimo cambiò idea improvvisamente e decise di rigurgitare la sua preda. Solitamente l'anaconda è famoso per rigurgitare il suo pasto quando è ammalato, stressato o quando ha sopravvalutato la misura del suo appetito. In una savana africana, un giovane elefante accompagnato dai membri della sua tribù si trovava vicino alle rive di un fiume. A un certo punto si diresse verso l'acqua per dissetarsi. Ma quando si è un giovane elefante, non sappiamo tutti i pericoli della savana. Conosci il tipico copione? Questo elefante stava bevendo quando un coccodrillo è spuntato fuori dall'acqua e gli ha morso brutalmente la proboscide per non lasciarla più. Sorpreso e in preda al panico, il pachiderma ha iniziato a dimenarsi e a far oscillare la sua proboscide per mollare la presa al suo predatore. Il rettile ha morso con una potenza tale che l'elefante ha rischiato di lasciarvi la sua proboscide. Infatti, le mascelle del coccodrillo sono famose per essere una delle più potenti del regno animale. Dopo un combattimento lungo ed estenuante, l'elefante è finalmente riuscito a liberarsi dal suo avversario. Quindi, questo episodio spiacevole avrà insegnato a questo elefante a star più attento. Questo leopardo stava passeggiando nella savana in cerca di una preda. Allora incontrò sul suo cammino un istrice. Quando vide la sua preda, la belva iniziò ad attaccarlo. Ma l'istrice era tosto e appena il leopardo tentò di attaccarlo, puntava su di lui i suoi aculei eretti.
Allora ne è conseguito un combattimento epico. Ogni volta che il leopardo provava ad infliggere al suo avversario una zampata, si faceva pungere, ma al contempo gli strappava i suoi aculei. Doloroso sicuramente, ma la preda ne valeva visibilmente la pena. Alla fine il leopardo prenderà la meglio sull'istrice, visto che riuscirà a ferirlo gravemente. Questo indebolirà il roditore, che man mano abbasserà la guardia. Un'occasione che la belva sfrutterà per ingannarlo e di conseguenza finirlo mordendolo alla gola. Il leopardo ha finito con le zampe insanguinate, ma è ripartito con una bella preda. Questo piccolo pinguino smarrito stava nuotando in mezzo all'oceano glaciale dell'Antartico. Cercava un ghiacciaio abbastanza grande per poter proteggersi dai suoi predatori. Sfortunatamente, durante la traversata, incrociò una foca leopardo affamata. Ne è conseguito un inseguimento feroce, in cui il pinguino non aveva altra scelta che nuotare il più velocemente possibile per fuggire da una morte sicura. Dopo un lungo inseguimento, il pinguino riuscì finalmente a trovare un iceberg sul quale salì. Si piazzò abbastanza lontano per far sì che la foca leopardo non potesse raggiungerlo. La cosa più divertente nella sequenza è quella che, nonostante la sua piccola dimensione e tutta la sua vulnerabilità, il pinguino ha comunque voluto far fronte al suo predatore ed aprire il becco davanti a lui, mentre quest'ultimo faceva qualcosa a calci e pugni per salire il più possibile sul ghiacciaio. L'uccello marino sapeva benissimo che i suoi giorni fossero salvi, allora ha voluto fare il furbo davanti al suo predatore in modo da farlo arrabbiare un po'. È vero che ha avuto un grande spavento e che fosse sull'orlo di farsi mangiare vivo, ma l'essenziale è che se la sia cavata la grande. Niente male per un pinguino. In un acquario, una tartaruga azzannatrice aspettava molto saggiamente che le venisse servito il suo pasto. Era affamata e voleva a tutti i costi mangiare. Così, quando le venne introdotto un topo nel suo acquario, la tartaruga azzannatrice gli saltò velocemente addosso, lo morse potentemente e lo trascinò verso il basso dell'acquario. Il suo obiettivo era quello di mantenerlo il più a lungo possibile sotto l'acqua, per far sì che annegasse. Il topo, essendo un animale terrestre, non può ovviamente respirare sott'acqua. Dopo un lungo combattimento, in cui il topo ha tentato di dimenarsi, quest'ultimo ha reso l'anima. Qui la tartaruga ha potuto agevolmente gustare il suo dolce, ma anche qui non è stata una passeggiata, perché la tartaruga non è abituata a mangiare topi, ha fatto fatica ad introdurre l'animale nella sua bocca, visto che era relativamente grande. La tartaruga azzannatrice è finita sazia, ma soprattutto esausta nell'aver dovuto mantenere il topo sotto l'acqua ed evitare che fuggisse. In un acquario sperimentale si trovava un pesce palla a macchie nere. L'animale è di natura solitaria e discreta, si muove così poco che dà l'impressione di essere inoffensivo. Ma questo pesce possiede una fame da lupo e ama che gli vengano serviti pasti diversificati. Infatti il pesce palla a macchie nere si nutre prevalentemente con invertebrati marini, alghe, spugne di mare, diverse specie di crostacei, coralli e molti altri animali che in circostanze normali non si troverebbero nell'oceano. Ogni volta che si mette a disposizione di questo pesce un animale, si butta addosso immediatamente su di esso e non gli lascia nessuna possibilità di sopravvivere. Mentre si sarebbe pensato che potesse essere intimidito da uno di loro, il pesce stupisce. Mille piedi gigante, scorpione oppure piccolo serpente marino, nulla gli fa paura. Non appena si immergono nel suo acquario, il pesce palla se ne impossessa, li decapita, li tritura e li taglia. Osa affrontare qualsiasi preda, anche se quest'ultima è di natura pericolosa. Alcune volte fa fatica a combattere a causa del fatto che ha solo le sue mascelle e i suoi denti come armi, e che le sue piccolissime pinne gli servano infine solo per spostarsi velocemente. Ma esce sempre vincitore dal combattimento, riuscendo a fare un boccone delle sue prede. Chi ha detto che un pesce palla non è temibile? La tigre siberiana è un animale potente e temibile. Può misurare mediamente 3 metri e pesare fino a 350 kg. Possiede zampe potenti, artigli affilati e un muso da far tremare tutta la giungla. Ma quando la tigre ha sete, alcune volte si dimentica che, nonostante la sua maestosità, può essere attaccata da uno dei suoi predatori, che si trova sotto l'acqua. Se per disgrazia la tigre si avvicina a un fiume per bere e aspetta molto tranquillamente un'anaconda gigante, la battaglia rischia di annunciarsi sanguinaria. L'anaconda, il quale è uno dei serpenti più pesanti al mondo, può misurare fino a 9 metri di lunghezza e raggiungere i 200 kg. Va a caccia nell'acqua e possiede muscoli molto potenti lungo tutto il suo corpo. La tigre, invece, ha zampate temibili, può salire sugli alberi per fuggire o per lanciarsi sulle sue prede. Ma quest'ultima tende a dimenticarsi che gli anaconda si trovino nell'acqua e abbiano il dono di spostarsi senza farsi notare. Se questi due animali dovessero combattere, lo farebbero sicuramente con aggressività. Se l'anaconda si butta sulla tigre mentre quest'ultima si sta dissetando, la belva tenterà di combattere
battere mordendo e graffiando il suo aggressore, e quando entrambi saranno allo stremo, per terra e insanguinati, l'anaconda tenterà di avvolgere la sua preda per soffocarla, ma la tigre, essendo un'adulta, potrà facilmente dimenarsi e ritirarsi dal corpo avvolgente del suo predatore grazie alle sue zampe potenti. La tigre avrà vissuto un brutto momento, tanto più che pochissimi animali osano avventurarsi in un combattimento contro di lui. Farsi attaccare da un'anaconda offenderà leggermente il suo ego, ma ha buone probabilità di uscire vincitrice dalla battaglia. Allora, cosa ne pensi di questi incontri incredibili tra questi animali? Quale consideri quello più sorprendente? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!